Il rapporto tra i cittadini vibonesi e lo storico Palazzo Gagliardi ha sempre rappresentato un pezzo di storia al quale ci si sente affezionati come un qualcosa di familiare. Di certo è considerato un simbolo della città che richiama la memoria e i fasti di un passato del quale andare orgogliosi. E così, quando ci si è accorti che la targa apposta all'ingresso che ne ricordava nome ed epoca non solo non c'era più, ma era stata sostituita con un'altra che diceva e mostrava altro, è scattata una sorta di ribellione. In effetti, come ricorda lo stesso sindaco, quella targa mancava da qualche tempo. Ritorna, ma era scomparsa per la verità da diverso tempo, e probabilmente durante l'esecuzione dei lavori. Quindi quando l'Istituto di Criminologia ha collocato la targa in prossimità del portone, non c'era per la verità la targa del Lions, perché era stata sottratta già da diverso tempo. Ma questo non suonava per i vibonesi come una giustificazione. A mettere fine ad ogni polemica ci ha pensato il Lions Club, che quasi 20 anni fa aveva preso l'iniziativa di corredare i luoghi storici della città con queste targhe. Così oggi la targa, rifatta dallo stesso club, è stata consegnata al sindaco in coerenza con le attività che caratterizzano il sodalizio. Sì, i simboli nostri identitari a cui noi abbiamo anche nei fatti dimostrato di tenerci molto, e anche io voglio fare un plauso al sindaco e ringraziare da parte nostra la loro disponibilità. In effetti la targa forse era, come diceva lui, diciamo scomparsa, nel senso che dopo il restauro nessuno si era dato pensiero a riporla, quindi abbiamo rimesso le cose a posto, l'abbiamo riposta, ridando senso alla nostra identità, alla nostra storia, proprio per riprendere quello che diceva poc'anzi il sindaco. Il comune di Vibo Valentia ringrazia il Lions di Vibo Valentia per aver dimostrato questa sensibilità verso un palazzo che è particolarmente importante per la città. Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori, diceva Mussolini nell'ottobre del 1935. Oggi potremmo aggiungere anche di pizzaioli e pasticceri, che quasi quotidianamente fanno salire alle stelle l'audience di tutte quelle trasmissioni in cui si parla di cucina o pasticceria. Ma la professionalità è un'altra cosa. La tradizione culinaria italiana è fatta di aromi, di sapori, di ingredienti che nel loro insieme creano le pietanze che tutti conosciamo. E dietro quei piatti ci sono uomini e donne che hanno studiato per poterci far mangiare dalle carcibaffe. L'Associazione Professionale Cuochi Italiani, per il secondo anno consecutivo, ha riunito a Pizzo Calabro alcune delle più significative realtà gastronomiche del Meridione per il trofeo Costa degli Dei, una 3 giorni dove questi talenti hanno gareggiato per contendersi il titolo di miglior chef di cucina fredda, calda e pizza gourmet, di miglior pasticcere, cake designer o scultore artistico. La manifestazione è cresciuta a vista d'occhio. In più abbiamo abbracciato tutti i consorzi del territorio, perché per la buona cucina e per gli amanti della cucina, praticamente noi valorizziamo i prodotti del territorio, che non ne sono da meno. Oggi la televisione e l'informazione sta crescendo tanto, e a sua volta anche le competizioni, i confronti per scoprire nuove tecniche, nuove regole di manipolazione dei prodotti, sta crescendo, è l'obiettivo giusto per andare avanti, per crescere professionalmente un po' tutti. Per la prima volta poi si è voluta attirare l'attenzione anche sulla pizza. Diciamo che è un concorso a tutti questi ragazzi pizzaioli, a chi si vuole, diciamo, vuole cominciare questo grande mestiere, vuole cominciare a guardarsi intorno, vuole cominciare a vedere gli altri amici, perché sono amici, no? Di poter crescere in questo bellissimo mestiere. Perché le competizioni a questo servono, non servono per vincere chi fa il primo, chi fa il secondo, chi fa il terzo, ma più che altro servono per cominciare a guardarsi intorno, a vedere effettivamente ognuno i propri limiti e nel piccolo rubare nel senso buono, perché oggi io guardo te, tu guardi me, è una forma di crescita, questo diciamo è l'obiettivo di ogni rappresentazione, di ogni concorso. Parteciperanno 4 regioni del sud Italia, dove da qui dovrà uscire una pizza, come dicevo, che rispecchia la dieta mediterranea, e dopodiché faremo una promozione su tutto il territorio nazionale. E per finire il dolce, ma non uno qualsiasi, delle vere e proprie opere d'arte. Il cake design è la nuova forma, diciamo, di decorazione così in voga, insomma, negli ultimi tempi.
In realtà negli ultimi periodi non si fa altro che rivisitare la vecchia ricetta, il vecchio pan di Spagna, e poi decorarlo in chiave moderna. Il liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia ha voluto rendere omaggio a Luigi Pirandello, 80 anni dalla morte e 150 dalla sua nascita, attraverso la lettura che ne fa un filosofo e scrittore di fama internazionale, qual è Pierfranco Bruni. Secondo Bruni, Pirandello è un punto di riferimento per una cultura del Mediterraneo che, riletta e ricontestualizzata alla luce di un rapporto tra Occidente e Oriente, pone come luogo dell'anima il personaggio e il destino. Perché Pirandello, e cos'altro c'era da dire su di lui, che comunque è stata una figura analizzata in tutti i modi possibili? Ma io credo che Pirandello sia stato studiato male. Il Novecento lo ha studiato male e lo ha studiato parzialmente. Male parzialmente, perché di Pirandello sono state date delle chiavi di lettura, come in molti autori, come anche nello stesso nostro Corrado Alvaro, sul piano ideologico. Io credo che uno scrittore non vada mai ideologizzato, non vada mai vista la sua appartenenza politica o meno. Oggi che Pirandello è al di fuori del bene e del male, al di là del bene e del male, per dirla nietzscheanamente, si riscoprono delle letture, delle interpretazioni che ci restituiscono un Pirandello studiato sui testi, e soprattutto nelle scuole gli autori sono letti di terza mano, da terza mano, cioè attraverso le antologie. Io credo che bisogna leggere l'autore attraverso i propri testi, entrare nel proprio testo e non soltanto un solo libro, ma creare un percorso vero e proprio, non omologante ma articolato, che ci possa permettere di capire il pensiero di un autore, perché è un solo libro, pensando a Pirandello, il solo fu Mattia Pascal, non ci restituisce Pirandello. Pirandello va letto grazie al suo pensare, che parte dalle poesie fino ad arrivare ai giganti della montagna. Ecco il Pirandello che credo io debba essere riletto, come tutti gli altri autori che hanno un senso e un orizzonte, una logica nel panorama del Novecento letterario. Soltanto in questi termini è possibile contestualizzare oggi un autore.